che Sigurdsson cerca, pallone che cade a fondo sul palo per Bjarnason che non riesce a concludere. Sigurdsson cerca il cross, pallone lì per Arnason che prova, pallone alto sulla traversa. Parte Gunnarsson, pallone che spiove e c'è la conclusione vincente di Gunnarsson con cui all'Islanda si porta in vantaggio. Altro lancio profondo per Alava che però non può gestire, attenzione, calcio di rigore, calcio di rigore. L'arbitro ha visto una trattenuta su Alava da parte di Sulegason. Adesso Dragovic contro Halldórsson, parte Dragovic, il polo, si salva l'Islanda. Poi Arnautovic, la fuga contro Sigurdsson, il cross dentro, arriva Alava, la conclusione, senza vantaggio di Arnason, che vale praticamente un gol. Schoff che cerca il tiro, Halldórsson che è piazzato. Alava va in mezzo, Schoff, è una finta di Schoff, e l'altra pareggia con un gran gol di Schoff, 1-1, quando siamo all'ora di gioco e tornano a vedere la qualificazione gli austriaci. Entra in aria Bjarnason, palla per Bogvardsson, poi Sigurdsson e Almer si oppone. Savitzer, il cross, la deviazione di Janko con la palla sul fondo. Dentro il pallone per Janko, quindi Schoff, Halldórsson si supera. E attenzione perché è partito un 3 contro 1 per l'Islanda con la fuga di Tende Bjarnason che mette in mezzo il pallone, arriva il gol da parte di Traustason, l'uomo che gioca in Austria. 2-1 per l'Islanda. L'Islanda passa agli ottavi, lo fa con pieno merito, battendo l'Austria per 2-1.